con l'avvento dello Step Mugnano in Serie A abbiamo deciso di caricare questo nuovo successo della squadra di Mugnano appunto con l'istituzione di questo Memorial Renato e Vincenzo Russo. È una Serie 1, mancava a Napoli e in Campania da circa 30 anni, c'è un'altra squadra, il Santo Spedito, che ha vinto il proprio campionato di B1, quindi parteciperà il prossimo anno alla 2, il momento è particolarmente roseo per il tennis tavolo napoletano. Fra gli sport cosiddetti minori è probabilmente quello più praticato anche solo a livello amatoriale. Napoli si presenta di nuovo al vertice del tennis tavolo italiano e per l'occasione sabato 18 e domenica 19 maggio al Pala Barbuto di Fuorigrotta si svolgerà il primo Memorial Renato e Vincenzo Russo, torneo nazionale assoluto, presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. A livello internazionale siamo fra i primi al mondo, a livello disabili ci supera solo la Cina. A livello invece di federazioni conquistiamo le medaglie d'oro ai giochi del Mediterraneo, siamo ai primi posti in Europa e siamo nei primi 30 posti nel ranking mondiale. A Napoli il tennis tavolo ha tradizioni antichissime, radicate, e in realtà uno degli sport più diffusi e praticati, quindi sicuramente ci sarà un grosso successo di pubblico a questa manifestazione che, essendo un top 16 assoluto, ci vedremo le migliori racchette italiane. Ed in una breve dimostrazione delle tecniche del tennis tavolo si sono esibiti atleti medagliati come Maurizio Massarelli ed Alessandro Di Marino, come anteprima di una sfida che questo weekend vedrà 450 pongisti, uomini e donne, sfidarsi a Fuorigrotta sia in match di singolo che di doppio, alla presenza dei comici di Made in Sud, sponsor e testimonial del torneo. Intanto è uno sport che aggrega e che fa guardare negli occhi i ragazzi, è di facile praticabilità, non necessita di grossi luoghi, di grossi impianti, e è anche questo un segnale forte che Napoli è attentissima a tutto quello che si muove nello sport come momento di crescita culturale e sociale.